professionale della disabilità con degli appuntamenti dedicati? Sì, chiaramente questo rientra negli obiettivi e nella missione del nostro Ministero, che ha sempre accordato una particolare attenzione al problema dell'accessibilità inteso in senso ampio, quindi accessibilità per le persone che presentano disabilità di tipo motorio o di qualche problema di tipo visivo, ma anche accessibilità nel senso di possibilità di accedere anche culturalmente al contenuto dei nostri musei e dei nostri siti monumentali. Credo che in questo particolare frangente, la giornata del 3 dicembre, ci riferiamo soprattutto alle prime problematiche che ho segnalato, e noi abbiamo pensato di allargare il concetto di disabilità anche al disagio, e al disagio in qualche modo connesso a problematiche psicologiche o problematiche di handicap di altra natura. E abbiamo come prima iniziativa, e diciamo proprio calzata sulla giornata sul 3 dicembre, abbiamo attivato un rapporto con l'associazione Capovolti Onlus, che si occupa di disagio psicologico, e abbiamo organizzato, proprio in una logica di inclusione di tutta la popolazione, abbiamo organizzato un incontro a San Pietro a Corte in cui si possa fruire con un accompagnamento di tutta questa trovo interessantissima organizzazione fatta in collaborazione con l'Università e con il Consorzio Databank, che consente di assistere a tutta una serie di attività multimediali tra San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione. Ci sono delle proiezioni, delle cose molto, credo, molto stimolanti, quindi che potranno certamente attrarre l'attenzione dei ragazzi e delle persone presenti. Poi ci sarà un seguito nelle giornate successive, nella settimana successiva, anche con attività di laboratorio, di disegno, di queste gestite, diciamo, dal settore dei servizi educativi della soprintendenza. In seguito, il 7 di dicembre, avremo un altro appuntamento, mercoledì 7 dicembre, qua a Palazzo Ruggi. Ci sarà la consegna, in pratica la presentazione di un totem sensoriale, e poi magari la dottoressa Di Martino illustrerà meglio questa iniziativa. E nell'ambito del progetto Ad Sensum 2. Infine, il 10 di gennaio, il nostro funzionario storico dell'arte, dottor Antonio Braca, farà una conferenza in questa sede, riproporrà una conferenza che già ha avuto luogo in occasione dell'inaugurazione dell'apparecchiatura diciamo per disabili visivi, che è stata realizzata per l'acquisizione delle informazioni sui sarcofagi romani che stanno nella parte che consente di assistere a tutta una serie di attività multimediali tra San Pietro a Corte e Palazzo Fruscione. Ci sono delle proiezioni, delle cose molto, credo, molto stimolanti, quindi che potranno certamente attrarre l'attenzione dei ragazzi e delle persone presenti. Poi ci sarà un seguito nelle giornate successive, nella settimana successiva, anche con attività di laboratorio, di disegno, di queste gestite, diciamo, dal settore dei servizi educativi della soprintendenza. In seguito, il 7 di dicembre, avremo un altro appuntamento, mercoledì 7 dicembre, qua a Palazzo Ruggi. Ci sarà la consegna, in pratica la presentazione di un totem sensoriale, e poi magari la dottoressa Di Martino illustrerà meglio questa iniziativa. E nell'ambito del progetto Ad Sensum 2.
Infine il 10 di gennaio il nostro funzionario storico dell'arte, dottor Antonio Braca, farà una conferenza in questa sede, riproporrà una conferenza che già ha avuto luogo in occasione dell'inaugurazione dell'apparecchiatura per disabili visivi, che è stata realizzata per l'acquisizione delle informazioni sui sarcofagi romani che stanno nella parte antistante la cattedrale, il Duomo, che sono un'altra iniziativa molto importante correlata anche ai cartellini tattili realizzati in collaborazione con l'associazione Vedo Chiaro. Diciamo una serie di iniziative in questo senso, alle quali si andranno ad affiancare anche iniziative fatte per siti non più, non più in consegna, collegati con questa soprintendenza alla luce della nuova riorganizzazione del Ministero, ma che comunque ancora hanno un forte legame con le attività della soprintendenza. Mi riferisco ad esempio alla Certosa di Padula, per la quale sta andando in porto un concorso per l'accessibilità della chiesa attraverso una serie di cappelle che avevano un salto di quota, nelle quali verrà messo invece una passerella design, per così dire, e anche questo prevediamo nell'arco di poche settimane di avere sia la nomina del vincitore che la realizzazione sia davvero alla portata di tutti. Sicuramente sì, e l'obiettivo invece è quello di essere in sintonia con tutte quante le istituzioni. Noi siamo convinti che il nostro ruolo specifico è quello di creare le condizioni per migliorare la qualità della vita delle persone, non semplicemente curarle dopo che si sono ammalate. E nella qualità della vita ovviamente c'è anche la qualità psichica, la qualità culturale, la qualità intellettuale, il benessere di una persona passa attraverso milioni di cose. E ieri per esempio abbiamo fatto un incontro organizzato dall'ASL, però dedicato alle strutture scolastiche sul bullismo, immaginando che è necessaria una relazione tra servizio sanitario in senso stretto e istituzioni scolastiche, così come è necessaria una relazione appunto con la soprintendenza e con il Ministero dei Beni Culturali, perché poi tutto si tiene alla fine e il benessere e lo star bene è figlio di tante azioni che non sono soltanto di natura.